Care amiche e cari amici, bentrovati, siamo anche oggi qui a Caccia Village, in fiera, bellissimo clima, tanta gente. Abbiamo oggi il piacere, anche l'onore, di avere con noi, di ospitare l'europarlamentare, l'onorevole Susanna Ceccardi, particolarmente, diciamo, vicina anche al nostro mondo, anche al nostro mondo, perché io so bene, mi conosco per me, conosco gli amici cacciatori. Noi vorremmo che magari i politici, i parlamentari si occupassero solo di noi e solo di quello di cui noi vorremmo. Beh, non funziona così, non funziona così il sistema, non funziona così la politica, non funziona così le istituzioni, e ci mancherebbe. Però se nell'ambito dei problemi enormi, immagino, sappiamo che devono affrontare, che deve affrontare un europarlamentare, insomma, pensate alle questioni internazionali, ne cito una su tutte, poi trovare anche chi manifesta sensibilità e impegno sulle questioni della passione venatoria, della gestione faunistica, beh, come dico sempre, Federcaccia è apartitica ma non è apolitica, quindi noi non ci occupiamo, non è il mestiere nostro, della propaganda, però interloquire e quindi anche far conoscere al mondo dei cacciatori, della caccia, quali sono quelle figure istituzionali che più sono disponibili a occuparsi di questioni care anche al mondo venatorio, beh, lo facciamo volentieri. Quindi oggi lo faccio molto volentieri, se posso darti del tu, con l'onorevole Ceccardi, con Susanna Ceccardi. Guarda, molto molto brevemente, i nostri hanno contezza, insomma, delle varie informazioni che passiamo, che giungono, del tuo impegno passato, i tuoi interventi in Parlamento europeo. Poi c'è un amico dei cacciatori, un amico di Federcaccia che ha detto garantisco io, e vabbè basta, parlo dell'amico Francesco Bruzzone, ovviamente, che non è con noi perché si sta occupando del nord-ovest, insomma, d'Italia, essendo anche lui un candidato alle elezioni europee, come lo è l'onorevole Ceccardi. Dici tu, io non voglio approfittare di farti chissà quali richieste, se non una, tanto lo sai, Francesco ti avrà riempito la testa. Federcaccia vuole andare a caccia come il resto dei cacciatori europei. Non vogliamo di più, non vogliamo di meno, vogliamo una caccia sostenibile, rispettosa della biodiversità, ecosostenibile, però vogliamo andare a caccia, come ci vanno i nostri amici delle nazioni europee. In Italia sono troppi anni che la caccia si decide nelle aule dei tribunali invece che in un confronto leale sui tavolini istituzionali. Di mezzo c'è la questione e la partita, diciamo così, dei famosi key concept italiani, date di migrazioni, l'Italia date difforme, normative più restringenti. Stiamo lottando, il Parlamento, il Governo sta lottando per la normativa sul piombo. Si fatica a far capire all'Europa che per l'ordinamento italiano la violazione del regolamento sul piombo da noi comporta sanzioni penali, mentre nel resto dei paesi europei comporta sanzioni amministrative. È una cosa totalmente diversa. Ecco, quindi noi abbiamo, diciamo così, bisogno, esigenza, caro onorevole, di far transitare all'interno anche del Parlamento europeo la normalità della passione venatoria italiana, perché ha un ordinamento con le sue specificità che non vuole assolutamente fare il furbo, per capirsi, con le normative europee, però va concertata e rapportata alla nostra cultura. In bocca al lupo e a te la parola. Grazie Presidente, per me è un grande piacere e un onore essere qui oggi, grazie dell'invito. La fiera di Bastia Umbra, il Caccia Village, è un evento di riferimento per tutto il centro Italia e non solo, a livello nazionale, per il settore. Io in questi anni sono stata l'unica parlamentare di centrodestra a Bruxelles della Toscana, quindi un grande onore e un grande onere, perché ho dovuto, diciamo, approfondire, no? Diversi temi e aspetti, sempre, e questo lo garantisco e lo rivendico, in difesa dei cittadini italiani e degli interessi dei cittadini italiani. Il settore venatorio è un settore tradizionale, importante, il cacciatore,
conosce meglio di ogni altro il bosco, il territorio rurale, ed è importante valorizzare questa attività proprio anche in funzione del controllo del territorio e della gestione del territorio, che negli ultimi anni con gli eventi alluvionali, con gli eventi catastrofici, c'è bisogno di maggiore attenzione, non di minore attenzione. L'Europa è guidata, purtroppo, è stata guidata in questi anni da una Commissione europea molto ideologica, una maggioranza che ha determinato delle direttive e degli atti, calata molto spesso anche dai burocrati che non conoscono il territorio e i bisogni reali dei cittadini, che ha penalizzato determinati settori, uno su tutti quello agricolo, ma non solo. Anche il mondo venatorio è stato penalizzato dalle direttive dell'Unione Europea. Perché? Perché io mi sono occupata anche in Parlamento europeo tramite delle interrogazioni su quella che è il problema del piombo nelle zone umide. Ecco, il recepimento da parte degli stati nazionali non era chiaro. Come si fa a distinguere una zona umida che poi cambia nel tempo perché le piogge sono diverse, la conformazione del territorio cambia frequentemente, e un cacciatore che si dedica all'attività, alla sua passione, come fa ad avere una contezza precisa di quella che è la zona umida? E si rischia il penale, e questa è la cosa principale. Ma a livello nazionale, fortunatamente, abbiamo delle persone che hanno presidiato attentamente il tema, lo hai ricordato tu, Francesco Bruzzone, il senatore Bruzzone, con cui sono costantemente in contatto anche per scambiare idee, opinioni sul tema. Sulla 157 ha fatto un grandissimo lavoro, sulla legge 157, e sarà una vera e propria rivoluzione. È alla firma del Presidente della Repubblica, sembra che abbia sbloccato l'ultima firma proprio in questi giorni. Si rivoluziona il calendario venatorio, non più soltanto sottoposto alle valutazioni dell'ISPRA, che negli ultimi anni, lo sappiamo, ha agito. Dicevo, l'ISPRA ha agito in maniera molto ideologica negli ultimi anni, quindi la riforma dei calendari venatori è il vero punto, leggermente, lo sappiamo. Ma guarda, io andavo a caccia da piccola con mio padre, ho imparato a riconoscere le specie, le diversità, la biodiversità, proprio girando il bosco, andando a caccia, e non è vero come viene dipinto, no? Il cacciatore, che i cacciatori odiano gli animali o vogliono uccidere tutti gli animali. È un'ideologia che però passa a livello comunicativo. Io credo che bisogna fare comunicazione. Voi la state facendo, la fate bene, ma bisogna farne di più. Perché conoscere il bosco, conoscere l'ambiente, a volte anche magari andando insieme ai cacciatori nelle zone rurali, aiuta davvero i bambini e le nuove generazioni a conoscere il nostro ambiente. Io dico sempre, io sono mamma, oggi è la festa della mamma, quindi visto che è la festa della mamma, sappiamo che noi dobbiamo lasciare un futuro migliore ai nostri figli, no? Scusa, vedo qui alla finestra, qui, lo conosci? L'ho visto, lo conosci, ciao. Lo conosci? Pisa. Il nostro presidente di Pisa. Ciao, grazie. E quindi oggi che è la festa della mamma, noi sappiamo che dobbiamo lasciare un futuro migliore ai nostri figli, ma la cosa importante è che i bambini conoscano l'ambiente. L'ambiente è il nostro patrimonio, è il nostro pater munus, è ciò che i padri lasciano ai figli, e noi dobbiamo lasciare un ambiente integro, ma lasciarlo integro significa anche conoscere la natura. I cacciatori conoscono la natura, ne sono presidio e ne sono garanti. Quindi io sono con voi in maniera non ideologica, ma sempre pronta a recepire le istanze e a portarle al Parlamento europeo come ho fatto negli ultimi 5 anni. Nel centro Italia, io sono candidata nelle Marche, nell'Umbria, in Toscana e nel Lazio, mi si può votare in queste 4 regioni, io sarò un interlocutore sempre attento della vostra associazione venatoria, ma anche delle altre, perché su questo dobbiamo fare fronte comune. Beh, avete sentito insomma anche la passione e la competenza, mi complimento insomma di Susanna, dell'onorevole Ceccardi. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Auguri mamma per la festa della mamma, cosa importantissima. Ah, io prima c'avevo il nipotino, pensa, me l'hanno portato, quindi grande, grande gioia. Io quando talvolta con qualche giornalista fatico a far capire un po' un concetto, uso un termine di paragone. Ecco, noi siamo quelli che nel futuro
Ci piacerebbe ancora sentire l'odore delle foglie marce, l'odore dell'umido, vedere il colore, sentire con le mani magari la rugiada sulla foglia e non accontentarsi di un LED wall su una parete al decimo piano, purtroppo, di chissà quale metropoli, di quale grattacielo, e vedere scorrere le immagini di natura. Come dici tu, il cacciatore, la natura ci cammina, c'è dentro. Per cui grazie per l'impegno che hai messo finora, un grande in bocca al lupo per l'impegno ovviamente futuro. Certo che potremmo contare sulla tua sensibilità, anche perché la garanzia non è il tuo impegno, la garanzia è che sei toscana. Se vuoi ritornare, insomma, ed essere ben vista e ben salutata, penso, nei tuoi territori, dovrai continuare ad essere percepita così. Grazie di nuovo per la cortesia.